Buongiorno a tutti, siamo in compagnia della dottoressa Tesauro, dirigente dell'Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali dell'Università Tor Vergata di Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei. Approfittiamo della sua disponibilità, visto che lei tratta un argomento così interessante per i giovani laureati, per chiederle in particolare il vostro ufficio, di che cosa si occupa. Il mio ufficio si occupa in generale delle relazioni internazionali dell'Ateneo, che vanno dagli accordi bilaterali tra i vari Atenei, tra il nostro Ateneo e Atenei di tutto il mondo, di ricerca europea, di programmi comunitari, tutti i programmi che vanno sotto l'ombrello di LLP Erasmus, cioè significa mobilità degli studenti, placement, signor, tirocini per giovani per studenti, programma Leonardo, placement per giovani laureati, IP, scuole estive che si svolgono in ambito comunitario sempre e su varie tematiche. Poi una sezione si occupa di borse di studio per giovani laureati e dei bandi che sono emessi dal nostro Ateneo con fondi esterni, con fondi dei dipartimenti o forse di fondi di fondazioni. La nostra università con grandi sforzi è decisamente international oriented. Ogni anno facciamo un bando per i studenti per soggiorni overseas, per i paesi in cui abbiamo più rapporti, che significano il Brasile, l'Argentina, l'America e l'Australia. Posso chiederle, secondo lei, che cos'è che ha reso l'Università di Tor Vergata proprio un punto di riferimento anche a livello internazionale? Le peculiarità, diciamo. Ecco, quello che le dicevo prima, decisamente il nostro rettore realmente crede molto nell'internazionalizzazione dell'Ateneo, che deve cominciare dalla base, dagli studenti, cioè dai progetti formativi deve esserci sempre un percorso all'estero, che chiaramente non è obbligatorio, ma è facilitato dai bandi sia comunitari e dai bandi fatti con fondi di Ateneo. E questo è dovuto soprattutto al fatto che abbiamo tantissimi accordi internazionali con università di tutto il mondo e sia i nostri docenti seguono un po' l'input dato dal nostro rettore, professor Lauro. Certo, e invece riguardo il programma Leonardo? Il programma Leonardo è un bellissimo programma perché mette a contatto, come voi sapete benissimo, il ragazzo subito nel mondo del lavoro. Il ragazzo può capire da questi 6 mesi trascorsi in un'attività professionale se il suo percorso formativo, che ha alle spalle è non solo idoneo, ma è di suo gradimento per trovare poi nel futuro, per orientarsi poi nel mondo del lavoro. E abbiamo avuto dei casi in cui molti ragazzi che hanno fatto un placement in aziende, in redazioni di giornali, in musei, in Europa, sono poi rimasti fuori con contratto a tempo sia determinato che indeterminato. Quindi per questo per noi è una grande soddisfazione, perché vede i nostri sforzi e il nostro impegno che vada a buon fine. Indubbiamente. Invece l'Erasmus Mundus? Erasmus Mundus, noi siamo partner in vari progetti Erasmus Mundus. Abbiamo avuto un progetto in area delle telecomunicazioni, in area di astrofisica ed è un'area che va a metà tra la biologia e l'ingegneria. Diciamo che i ragazzi che vengono in Erasmus Mundus sono ragazzi che vengono da paesi emergenti, da paesi molto lontani e molto distanti culturalmente da noi, ragazzi indiani, ragazzi pakistani, cinesi, vietnamiti, ed è un'ottima opportunità anche per i nostri studenti per avere un confronto e per fare un melting pot proprio delle culture e quindi studiare insieme e avere delle esperienze di vita, ecco, insieme. Certo, prima invece parlava di borse di studio particolari offerte ai giovani laureati. Sì, dunque, delle borse di studio, borse di formazione, le borse di formazione che poss si possono fare, che fa dei bandi che escono appunto dal mio ufficio per giovani laureati, per iniziare un mondo di formazione in laboratori, dentro l'università. Comunque per subito mettere a frutto tutte le nozioni avute nel progetto formativo che durante il percorso di studio sia triennale che di laurea magistrale. Certo.
Posso chiederle invece un pochettino le vostre aree principali di formazione post laurea, come Ateneo? Ma devo dire, non so se lei sa, il nostro Dipartimento di Matematica è stato selezionato nel ranking italiani ed europei per vari anni al primo posto, quindi diciamo che l'area della matematica ha avuto un grande successo, anche in finanziamenti di progetti europei. L'area della medicina da sempre, il nostro Ateneo con l'annesso nuovo policlinico, nuovo ormai sono 10 anni, ma comunque di grande spessore. L'area della medicina è un'altra area, ma devo dire spaziano le aree di ricerca, l'ingegneria, abbiamo tantissimi docenti che sono impegnati nella ricerca dell'energia rinnovabile, che è un argomento oggi di grandissimo impatto sia europeo che internazionale. E non va dimenticata anche la promozione della lingua e della cultura italiana, che è chiaramente deve, posso dire, forse sgomitare in questo mondo in cui la lingua inglese è di dominio comune, però cerchiamo anche di portare avanti le nostre peculiarità. Abbiamo avuto uno scambio con un'università brasiliana dove noi abbiamo avuto un lettore di lingua italiana e abbiamo ricevuto un dottorando brasiliano, questo perché sempre vogliamo che la lingua italiana sia conosciuta, la lingua e la cultura italiana soprattutto. Certo. Dottoressa Tesauro, io la ringrazio perché è riuscita a darci un nuovo punto di vista un po' sull'Università di Tor Vergata, insomma questo respiro internazionale traspare moltissimo. Grazie a voi. Arrivederci, buona giornata.